apriamo ragazzi una petizione. Come si chiama quella piattaforma? Change.org. Vogliamo denaro a Sanremo. La apriamo e vediamo di tirare su da qui al 2 marzo un tot di firme, sì, per far partecipare denaro. Quanto a meno Sanremo. Sai cosa? Un'ospitata in una delle serate oppure in un post Sanremo, sì, no, qualcosa. Diciamo la verità, un'ospitata me la sarei meritata. Almeno una volta nella vita un radiofonico si trova a fare una puntata su Sanremo. Aia, è vero, è vero. Almeno una volta nella vita un radiofonico che fa una puntata su Sanremo si trova a raccontare di quel Sanremo del 1983, cioè dove Vita spericolata di Vasco Rossi arrivò penultima. Sì, penultima, io pensavo ultima. Due secoli fa però. Vabbè, andiamo avanti. Chiaro, lo stesso radiofonico ricorderà che lo stesso anno vincerà l'edizione la canzone Sarà quel che sarà, che voi vi ricordate, no? Sì, come faceva? Ricchi e poveri? Sarà quel che sarà. Vabbè, sì. Però no, era sì, questa. Ragazzi. Madonna. Questa è Tiziana Rivale, è arrivata a Marchese 1983. Ragazzi, se non sapete le basi. Ma le basi, sono invecchiato di 20 anni con queste due citazioni. Senti, raga, piano, cioè, che io sono dell'82, quindi vai molto molto con calma. Cioè, senso... Nello stesso anno arrivano quarti i Mattia Bazar, a conferma del fatto che le classifiche non contano un cazzo. Ma sti riferimenti li fa il conduttore Rai di 76 anni. Sto morendo dentro. Lo so, ma infatti volevo fare una puntata vecchia. Facciamo una puntata vecchia. Questo perché in settimana ho fatto un sondaggio sul mio Instagram, sì, con i miei miliardi di follower, tipo 27, 22 così. E ho chiesto: secondo voi Sanremo è old o new? E il 60% ha risposto che Sanremo è old. È old. Sì, cioè, dipende, per loro, per il mio pubblico. Sì, esatto, che sono dipende 7, che pubblico hai. No, che ha una certa età, forse, un no, certo gusto. 35, 40 anni, tutti sostengono, diciamo, che Sanremo è vecchio. Mm. Per questo volevo tornare nell'83. No, è vero. Ci sta, allora, ci sta, la provocazione ci sta. Intanto sgomberiamo un attimo i dubbi. Innanzitutto diciamo che la puntata di oggi è dedicata al luogo comune su Sanremo, cioè perché Sanremo è Sanremo. Chiaro. Perché fra ogni volta poco... che dirai perché Sanremo è Sanremo, io faccio... perché... deve essere vecchia sta puntata. Antonio Ricci, ah, okay, Antonio Ricci ringrazia, sì, anche Cecchetto. Vi chiedo, voi lo vedete Sanremo? Così almeno lo facciamo capire subito agli ascoltatori. Sì, lo vedo ogni anno, guardi, tanto perfetto, di schede, valutazioni e gruppo d'ascolto. Bisogna rompere le palle su Twitter. Cioè Sanremo si guarda perché bisogna dire la propria, certo, bisogna parlare. Bravo. Quest'anno su Clubhouse, perdonami. Bravissimo. Perché sarà il social, sì, che esploderà con il delirio Sanremo su Clubhouse, esatto, cioè, su ma Sanremo. Secondo voi, ma l'avete sentito? Ma ha preso una stecca. Ma tutti i cantanti, l'Italia è il paese del tutti, no? A un certo punto si svegliano, ma quella lì, ma quello è un sol diesis bemolle minore settima, certo, 14. Tutti virologi, tutti allenatori e tutti insegnanti di, esatto, di canto. Esatto. Perché non c'è Sanremo senza polemica, altro luogo comune, ah, vabbè, su certo, Sanremo. Non c'è Sanremo senza Sanremo, tra l'altro. Sapete che non c'è il santo? Come non esiste? C'è il santo patrono di Sanremo, così sembrerebbe dalle mie dalle tue fonti, che sono grandissime fonti, certo, non sarebbe Sanremo. E cioè qual è? Ti prego, sto morendo un attimo perché ho perso la pagina. Come comunque, mio solito Sanremo, vabbè, sarà dal 2 al 6 marzo 2021. Noi ci siamo chiesti in redazione se questo Sanremo, noi nati negli anni 80, lo riteniamo qualcosa di nuovo o qualcosa di vecchio. In realtà la mia teoria, il mio punto di vista, è che noi non vediamo l'ora quest'anno di avere Sanremo. Dici? Perché con tutto quello che abbiamo vissuto esattamente l'anno scorso, sì, e l'inizio di quest'anno, abbiamo bisogno di una new normality, cioè una nuova normalità. Madonna, dobbiamo... che ansia però, Avete bisogno tu e chi? Sì, cioè, abbiamo bisogno io e il mio ego, ah, okay, di avere una nuova normalità, di tornare un attimo... Cioè se non c'era Sanremo diventavi matto, non ho se capito. Non c'era Sanremo, un pochetto sì, anche ah, perché no, ragazzi, no, cioè, devo ma dire... Ma io invece soffro così tanto da quando non c'è più il Festival Bar. Cioè per me è vero, il Festival Bar era la grande manifestazione nazionale popolare. Scusate, che fine ha fatto Festival Bar? È stato sostituito da mille altre cose. Bisogna capire la storia. Non c'è Festival la roba Bar, adesso. Non è diventato... Lo chiediamo magari all'ospite che arriva. Esatto, dai, idea. Va bene, vai. Per parlare di questo tema abbiamo con noi cantautore misterioso che salutiamo intanto. Ciao. Ciao, ma mi sentite? Certo, sì, ti sentiamo molto bene. Bello. Molto bene. Posso introdurlo così? Vai. Bentornati a Off Topic, un podcast con Broncio Marx. Che scemo che sei. Allora, cantautore misterioso, per chi non lo conoscesse, è un musicista, è uno youtuber. Ha iniziato la sua carriera facendo cover dell'indie italiano, anche fatte bene, perché ha una bella voce, canta bene. Anche fatte e sua... male. E anche fatte bravo, no, bravo, bravo, mi piace. È giusto. No, ma sai cosa c'è? Sta roba del fatte male per marketing mi ha rotto i coglioni. Ah, perché okay, questi, cioè, allora uno per vendersi fa un po', no, lo sto facendo un sì, po' ma male la canzone. Dissing con canta all'inizio.
subito. No, va bene, va bene. Benatevi, sì, no, ma non sto, no, non sto, così, non sto rompendo le, no, ma non sto rompendo le palle direttamente a cantautore misterioso. Rompo le palle a tutto, a tutto un mercato indie. Certo. Però ci sta, fa no, soldi. Ma l'ha detto anche Kant che fa roba indie perché acchiappa like. Quindi non c'è, cioè, non diciamoci, c'è la verità: tu peschi nel mondo, diciamo, delle ragazzine che ascoltano, no? Tommaso Io Paradiso. Pesco nel mondo dei like, diciamo così. Giusto. Poi quello che magari è quel target, sì, adesso no. Ok, perfetto. Senti, allora, poi c'è anche un'altra cosa da dire, che tu sei anche il podcaster di Broncio, sei tenutario esatto, di questo podcast. Ho anche un sì, lato più autorevole, dai. Autorevole, autoriale, ci dici le tue opinioni su musica, cultura, società, molto bene, consiglio a tutti di ascoltare Broncio, dura 9 minuti, è veloce, è molto interessante. È rapido. Allora, cantautore misterioso, voglio un pronostico per questo Sanremo subito. Cioè, secondo te che edizione sarà? E se vuoi già sbilanciarti e dire chi vince e chi perde. Ma io sono un po' altalenante, diciamo, perché passo da momenti di grande presa bene ad altri invece in cui dico no, che palle, non c'ho voglia di seguirmi 49 ore di festival. Ma poi lo farai. Poi è un lavoro, giusto? Certo. Cioè, è un impegno. Poi lo farò, forse sì, lo farò, ma soltanto perché ecco, è un periodo molto caldo per i social, quindi sfrutto un poi po'. Arriva il comico, poi arriva la pubblicità, poi arriva. È sempre l'impressione che sia il pranzo di Natale. No, per me è proprio il pranzo di Natale. Cioè, Sanremo, sai quando comincia, non sai quando finisce. Sì, è vero. Tra l'altro, durante la nostra live su Twitch, un'ascoltatrice ci ha scritto durante la redazione: siamo cambiati noi, Sanremo è sempre quello. Quando avevamo 20 anni faceva figo dire che lo schifavamo, adesso fa figo dire vado dai miei amici a fare la maratona a Sanremo. Ma perché siamo invecchiati? Probabilmente stiamo invecchiando. Però la formula Sanremo, Kant, alla fine, se tu la guardi, quest'anno è un po' più indie, è anche il motivo per cui ti abbiamo chiamato, per i profili dei cantanti, a parte Orietta Berti, che comunque torna ad essere indie. Comunque. È indie, ragazzi. Sì, però Sanremo alla fine la formula è sempre la stessa, o no? Però scusa, correggo solo una cosa: fa figo dire di andare a vedere Sanremo dagli amici? No, è illegale dire di andare a vedere Sanremo dagli amici. Adesso sì, diciamolo, è vero. Perché? Perché non si paga, non il canone? Che... No, perché c'è il COVID, non si può fare assembramento. Ma si dorme dagli amici a questo punto. C'è una buona scusa per portarsi il sacco a pelo appresso e dire: scusa, però l'autocertificazione c'è Sanremo, che cazzo devo fare? È vero. Beh, non mi hai ancora detto, però, cantautore misterioso, chi è il tuo favorito? Dai, sgancia il nome. Ma Francesco Renga. Sono per Fulminacci. Vero? Oh. Sicuramente premio della critica, qualcosa. Adesso forse vincitore non credo. Ok, però... sì, infatti anch'io mi immagino un o podio oppure un premio della critica. A parte un che bel riconoscimento. A parte che tutti i pronostici che ho fatto e ho sentito dire negli anni su Sanremo sono andati tutti a ramengo. Non so se anche tu hai questa no, frustrazione però, di fronte. Era abbastanza sì, chiamato. E anche Mahmood negli ultimi. Grazie Beppe. Sì, stai facendo rumore. Quanti soldi si vincono su Fulminacci, così, giusto per... Non lo so a quanto è dato. A quanto è vero, non potremmo abbiamo... cercare. Senti, ma no, scusatemi, questa cosa gliela voglio chiedere per forza. Voglio un tuo parere su Fedez a Sanremo. Perché? Allora. No, sono un po' io sono poi non è che ne ho parlato troppo, però sono un po' arrabbiato per questa cosa della polemica che c'è stata sul pezzo che è uscito su Instagram. Perché era proprio il ritornello, cioè io so il ritornello, cioè già mi è entrato, io ogni tanto durante la giornata così faccio cose e mi viene da cantare il ritornello della canzone di Fedez e della Nigerin. Ecco, vedi, quindi vince chiama, lui. Chiamami per nome, può essere. Perché comunque c'era già, cioè proprio quel chiamami per nome, cioè proprio quel passaggio lì che non... è stato molto 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 scorretto. Allora però, diciamo che sì, di solito queste cose venivano bannate, un po' come Salvini che fa le live durante i 2 giorni di silenzio elettorale, un po' così, la cosa è un po' simile. Senti Kant, volevo dirti questa cosa. Tempo fa sono andato a ricercare online un audio di Vilma De Angelis, perché mi era proprio rimasto attaccato, che ha debuttato nel 59 a Sanremo con il brano Nessuno. Quindi lei dopo è diventata famosa perché faceva le ricette di cucina. Nessuno, ti giuro, nessuno. Non lo so se è quella. Era quella? No. Non lo so. Può essere quella. Però la cosa figa di questo audio che ti faccio ascoltare è che in realtà i cantanti di Sanremo sono sempre stati indie. E adesso capirai perché.
Vilma, qual è la dieta più strana che hai fatto di tutte quelle che hai ma detto di aver provato? La, diciamo quella più cattiva, la prima, quando non si sapeva che gli anfetaminici non si dovevano prendere. Una dieta di anfetamina, infatti. Sì, noi facevamo una dieta così. Noi, per noi, dico, la generazione... Tu e chi? Insieme, non so, a Mina, a Miranda Martino... A le Becchi cantanti, le colleghe. Cantare cantanti. Meglio. Loro dicono, guarda, non serve mangiare. Tu vai in farmacia, compri queste pillole che ti davano così come fosse stata aspirina, ne prendevi 5 o 6 al giorno. 5 o 6? Sono un po' meraviglioso perché non ingerivi cibo, non dormivi, in compenso eri un grillo. Una sera c'era un regista al bar della televisione che ti ha visto un po', con una sua collaboratrice e dice, stanotte devo fare un montaggio, non riesco a star meglio. Lei dice, prendi mezza pastiglia di Preludin. Io la guardai e dissi, Anna, noi ne prendiamo 6 al giorno. Ecco, cosa vuoi che... hai capito? Lemmy e Vilma De Angelis. Esatto. Cioè, ma lo sai che l'anfetamina 500 te ne prendi 5 o 6. Diventa 3-4 mila. Cioè, capito? Noi ci stupiamo adesso di queste cose. Achille Lauro, travestito, le cose. Ma non ci ricordiamo di Renato Zero, quando negli anni 70 faceva esattamente la stessa cosa. O di Vilma De Angelis che si calava giù le meta. Cioè, ma è una roba pazzesca. Quando ho visto sto audio qua, quando ho sentito sto audio, sono... bellissima. Sono volato. Secondo te, cantautore misterioso, Sanremo è migliorato negli anni o è sempre la stessa solfa? Cioè, perché io noto che è diventato più indie negli ultimi anni, no? Ci sono questi cantautori con la barba. A livello, cioè... sì, di contenuti, di programmazione, sì, è diventato un po' più indie. Io, sai cosa, che è migliorata la nostra partecipazione grazie ai social, ci divertiamo di più guardandolo. Sì. Però probabilmente il contenuto in sé, fino all'anno scorso, perché quest'anno magari, non so, ci stupiranno con delle cose spettacolari, però magari il contenuto in sé è comunque un po' sul noiosetto, no? Cioè non è, dici, ah, che figo questo programma. Diciamo che il ritmo non è di casa, ragazzi. Sanremo, l'anno scorso sembrava un sequestro di persone, erano 6 ore di roba. Cioè ti sedevi e ti veniva il culo a forma di divano. Ma infatti, di che cosa ti ricordi l'anno scorso? Che finiva alle 4 di notte. No, che succede dove Bugo? Cioè alla fine tutto si racchiude in quella frase che è torna quest'anno storica. Tra l'altro Bugo, attenzione, torna quest'anno con una canzone che si chiama Invece Sì, che forse è una rivalsa nei confronti di Morgan, non lo so. Che poi Morgan ha scritto un post su Instagram dicendo è la canzone con cui si presentò Baglioni 2 anni fa e lo scartarono. Certo, perché c'ha sempre il dentino avvelenato. Allora, avete detto, cosa vi ricordate della edizione passata di Sanremo? Avete detto Buco, io ho rubato il lavoro. Buco, abbiamo detto. Buco, forse al parchetto, tu e i tuoi amici. Certo. Stamattina mi sembri andato. A San Donato. No, ho rubato al gruppo di hipster democratici l'elenco degli episodi più allucinanti di Sanremo. Ve lo leggo. Vai, veloce. Allora, al momento in testa alla classifica c'è Pippo Baudo che evita un suicidio in diretta. Questo, sì. E questo è un grande classico. Poi abbiamo Bugo Morgan al secondo posto. Poi abbiamo la rosicata di Ultimo nel 2019. Non me la ricordo. Sì, è vero, perché non mi ricordo chi aveva vinto. Aveva vinto Mahmood. Breve, però, Sì, è stata una cosa proprio velocissima. Beh, però in quella un conferenza un po' come Gianni Letta che dà la campanella a Renzi, ecco. Questa è un po' l'immagine. Però mi ricordo che Ultimo con i giornalisti si incazzò proprio. Sì, cioè fece proprio conferenza, no? Sì, conferenza stampa, fece proprio il bullo. Poi l'esibizione della Terra dei Cacchi degli Enel Storie Tese, ok? Brian Molko che sfascia la chitarra a fine esibizione del 2019. Uno. Non me lo ricordo. Non ce l'ho. Io ce l'ho. Forse era l'unico ricordo che mi porto emotivamente. L'irruzione di Cavallo Pazzo che urla a questo festival truccato, lo dice Fausto Leali. Sì, quello me lo ricordo. Qua andiamo Anna nelle Ox, memorie. Sì, qua non ero neanche uno spermatozoo. Anna Ox conciata come un punk londinese nel 1978. Bono Vox che nel 2000 durante l'esibizione scende in platea e si inchina dinanzi a Mario Merola. Ma così, io qua non ce l'ho. Esatto. Vasco... Io mi ricordo la vecchietta di qualche anno fa inquadrata che sembrava Kate Richards. Che era morta. No, era la mamma di Diletta, la nonna di Diletta Leotta. Veramente? Penso. No, non lo so. Ma però. Che ne so, io non ho dei frame, non mi ricordo bene Sanremo. Perché Sanremo è una specie di blob di subconscio. Assolutamente sì. Poi, poi ce ne sono altri. Infatti, forse l'ospite che adesso ci raggiunge si ricorda buona parte di queste cose e tra l'altro è tra i grandi esclusi di quest'anno Sanremo. In italienisch heißt sein Name Gennaro. Quando parte il brano è andato. Don't break my heart. Dan Harrow. You took me by surprise. C'è lui che scende da questa scalinata. Sì. Con una specie, credo, di kimono nero. Sì. Dei muscoli stupendi scolpito. E perfetti, direi. Sì.
e il pubblico sotto invisibile. Osannante. Ecco, non mi ricordo che anno fosse. Glielo ma chiediamo qui subito. Con noi Dan Harrow. Ciao Dan. Ma buongiorno. Grandissimo. Ciao, ciao. Che anno era? Era l'88. 88, io avevo 6 anni, però io ragazzi ve lo devo dire, Mad Desire, Catch the Fox, mio fratello che è del 74, in sì, infissa, io sono cresciuto con queste canzoni con Denaro, quando gli ho mandato il vocale a mio fratello, ho Denaro, mi fa, no io vengo lì, lo raggiungo, qualsiasi, dove, ma lui dov'è? Ovviamente è a Malaga, chiaramente, esatto, esatto. E ci schifa, no sto scherzando, ciao Dan, benvenuto a Off Topic. Grazie, un saluto da Malaga e sappiate che mi avete buttato giù dal letto. Ah, perfetto, ottimo. Sono i momenti migliori, mi, esatto. mi hanno tirato giù dal letto anche me qualche mattina fa, avevo la voce più bella, però vabbè, la tua è ancora più bella, va bene. Ascolta Dan, ti abbiamo chiamato perché è nata una polemica, nel senso che sei tra i grandi esclusi o quelle che sta facendo più rumore da Sanremo, ma come mai sta cosa? Che è successo? Io quest'anno volevo essere un debuttante perché non ho mai cantato in italiano in vita mia. Ah, giusto. Sono candidato con 2 brani in italiano. E pensavo che nella mia ingenuità di poter partecipare per meritocrazia, dato che ho un curriculum che farebbe rabbrividire qualsiasi partecipante alla Sanremo. E diciamolo. Ho venduto 20 milioni di dischi e nessuno in questa edizione e nelle prossime potrà mai vantare una vendita tale, quindi... Eroe totale. Forse perché i dischi non si vendono più, aspetta, forse si vendono ancora. Tra l'altro, forse Orietta Berti mi verrebbe da dire. Forse. Ma senti Dan, no, visto che c'è la possibilità, microfono, hai la possibilità di dire qualcosa ad Amadeus. Diciamoglielo, diciamo una volta per tutte. Caro Amadeus, vai. Ma non c'entra nulla. Beh, insomma, il direttore artistico, Non ha ascoltato neanche i miei dischi. Ah, ok, vabbè. Quindi così. No, lavorava in radio, per forza ti conosce. È stata fatta una scelta precisa. Io ho lavorato con Amadeus in 3 edizioni di Meteore dove ero anche direttore artistico, quindi mi conosce bene, andavamo in palestra insieme e mi ha presentato più volte al Festival Bar negli anni 80. E il problema è che io, se non sei appoggiato da una major e non hai conoscenze di un certo tipo, non ti ascoltano neanche. Ah, quindi Sanremo è tutto magna magna, possiamo dire anche questo, nuovo luogo comune. Ma guarda che era un magna magna anche negli anni 80, non è cambiato nulla, non pensare che negli anni 80 fosse diverso. No, no, chiaro, cosa. Ci mancherebbe. Senti, abbiamo provato per recuperare gli ultimi anni, perché ovviamente ci mancavano delle basi, cioè Alessandro Longoni, che è uno dei conduttori che è qui con noi, non riusciva ad agganciare delle parti della tua biografia, no, e abbiamo fatto una ricerca. Sì. Abbiamo scoperto che la tua pagina Wikipedia è bloccata. Tu ne sai nulla? Bloccata. Ma come mai? Bloccata, l'ho fatta bloccare io perché è stata fatta da altri, da qualche odiatore, e hanno scritto tutto il contrario di hanno tutto. Scritto parteciperà a Sanremo 2021, avevano scritto. Sono l'unico cantante ad avere un Wikipedia contro se stesso, nel senso... Ma allora, però c'è da dire una cosa, che comunque c'è una grande parte di pubblico che ti ama. Io ammetto che non ti conoscevo, non ti ricordavo, quindi ti chiedo scusa. Però ci sono tanti che ti ricordano. Ad esempio adesso su Twitch ci scrive Elio e dice: però è strano perché in questi tempi di revival anni 80 ci poteva stare benissimo anche Dan Harrow. E sono d'accordo con Elio. Ma ti dirò di più. La mia carriera è sempre stata macchiata dal fatto che dicessero che Dan Harrow non cantava. Questa era la mia rivalsa. Potevo dimostrare a tutto il mondo che so cantare. Appunto. E canto meglio dell'80% delle persone che partecipano a Sanremo, perché nessuno sa cantare. Oh, avete capito? Diciamolo. Fulminacci, Renga, esatto. Michelin, Fedez. No, senti. No, togliamo Renga, togliamo Renga. Senti, a Dan un attimo, volevo chiedere all'altro nostro ospite, a Kant, se lui è pro o contro la partecipazione di Dan Harrow a Sanremo. Kant, cosa ne pensi? Ci stava Dan Harrow a Sanremo quest'anno? Ma è che ultimamente mi sembra che ci sia sempre più spazio, cioè che lo spazio sia preso dalle etichette discografiche e lo usano solo per portare chi poi effettivamente può usare il festival come un moltiplicatore di ascolti, bravissimo, di dischi, bravissimo. Tutto il resto lo vedo un po' lasciato fuori, infatti ci stiamo perdendo una serie di personaggi tipo? che vabbè, adesso non mi aspettavo questa domanda. Dai, se hai 30 milioni di follower, se fai il fruttivendolo, puoi andare a Sanremo. Ah, cioè tu pensi che sia la questione di like a questo punto? Ah, beh, ormai il mondo
mondo è basato sui social e sui followers, quindi uno si compra 30 milioni di followers e vince Sanremo. Allora apriamo ragazzi una petizione, come si chiama quella piattaforma? Change.org. Vogliamo denaro a Sanremo, l'apriamo sabato in concomitanza della messa in onda della trasmissione, l'apriamo e vediamo di tirare su da qui al 2 marzo un tot di firme per far partecipare denaro quanto meno a sai cosa, un'ospitata in una delle serate oppure in un post Sanremo, qualcosa. Diciamo la verità, un'ospitata me la sarei meritata. Io ho fatto ballare per un decennio una generazione intera. Io sono l'unico italiano ad essere al 36esimo posto del cantante che ha venduto di più in Italia e nel mondo su una classifica SIAE, su 146 cantanti italiani. Sotto di me Antonacci, Neck, una serie di cantanti ancora in attività. Ma difatti io ci credo in denaro, ragazzi. Anzi, io credo che nei prossimi anni, non è quest'anno, ma i prossimi anni secondo me lo vediamo, perché la formula del torno dagli anni 80, mi propongo in italiano, sono una persona che ha vissuto una vita, ha una storia da raccontare, secondo me ci sta tutto. È indie, ragazzi. Io è molto indie. E poi ragazzi, se c'è Orietta Berti, porca di quello. No, toccarmi Orietta Berti. Stai calmo, no, ma le voglio bene Orietta Berti, ma se c'è Orietta Berti perché non ci deve essere anche vero. Dan? Grazie mille Dan, in bocca al lupo e vediamo se change.org ci darà una mano. Grazie, ciao. Grazie a tutti, grazie, baci. Ciao. Baci, alla prossima, grazie. Allora, cantautore misterioso, io voglio farti questa domanda: ma noi di Sanremo ci dobbiamo vergognare oppure dobbiamo essere fieri di questo evento, di questa festa di paese? Perché alla fine siamo un paesotto noi italiani e ci abbiamo la nostra festa di paese, questo festival in cui tutti si abbracciano. Guardalo come fa tanto però sai che in sto festival di paese, adesso finalmente ho recuperato il santo che non esiste di Sanremo, il suo nome è... Nessun santo ha mai portato questo nome, che quindi è Adespota. Va notato che il patrono e santo eponimo della città di Sanremo, ricordato il 13 di ottobre, è infatti San Romolo. Ma dai, non Sanremo. Pensa che beffa. Sanremo e San Romolo. Però, però voglio la risposta da cantautore misterioso. Ci dobbiamo vergognare o no di Sanremo? Dobbiamo essere fieri nel mondo. Perché forse è l'unica cosa che ci è rimasta che un po' ci unisce tutti, no? Perché adesso ci sono tante micro nicchie di persone che seguono quel programma, quel film, quel fenomeno culturale. Quella serie culturale. TV, certo, quel podcast. L'unica cosa che ci unisce, che è rimasta, è Sanremo. E Sanremo più della nazionale di calcio. Bello. Un tempo era nazionale, adesso manco più quella, perché il calcio secondo mi sembra un po' perso. Quello, ma ragazzi, però il Sanremo di Pippo Baudo e Mike Buongiorno, scusate. Quando c'era lui, quando c'era Pippo Baudo, dico presentare. Okay, fantastico. Scusa, va bene ragazzi, allora abbiamo finito, purtroppo il tempo per noi è sempre molto poco, cantautore misterioso, mi dispiace. Facciamo un podcast insieme. Facciamo un podcast, invitaci nel tuo podcast oppure ti chiamiamo per la prossima puntata. Abbi pazienza. Broncione. Cioè appena avremo un sacco di minuti ti chiameremo come influencer, opinionista fisso. Intanto ti ringraziamo, ascoltate il suo podcast Broncio, è molto divertente. Grazie Kant, ciao. Grazie a voi, ciao. Ok ragazzi, abbiamo finito, faccio solo un recap per i social. Off Topic 24 su Instagram, seguiteci, iscriveteci, siamo su Telegram, abbiamo Telegram, una chat. Sta diventando enorme ragazzi. Sì, stanno arrivando un sacco di persone, vi ringraziamo. Come dici tu, una saccocciata. Una saccocciata di persone, sono nuovi ascoltatori che si uniscono, potete chiacchierare, è una chat libera, aperta. A volte succede che la sera, tipo le chat di MTV dei tempi d'oro, si parlano le persone senza che noi diciamo nulla, loro chiacchierano amabilmente Bravissimo, tra di loro, come di una Marcorsi, come la chat di studenti.it del 97, no? Allora è off topic underscore 24, scrivetelo e ci trovate lì, ciao. No ragazzi, io la chiusa stasera non la faccio, vorrei farla fare al nostro amico Kant, sei ancora in linea? Ah sì, ero rimasto così ad ascoltarvi di nascosto. No, ce la fai tu la chiusa? Cosa devo dire? Ma che ne so, tipo avete ascoltato Off Topic, l'unico podcast, e chiudi tu come fai tu di solito, che sei bravissimo. Ciao a tutti amici, avete ascoltato Off Topic, che è un podcast, un programma radio, qualcosa, insomma, bello, molto bello.